Prestati non passava inosservato, era una personalità molto, molto forte, però aveva questo, una sorta anche di disincanto gentile, cioè lui era... Questo mi piace, disincanto gentile. Sì, perché era, aveva questo tono sempre signorile, un garbo, ecco, cioè io quando penso a Prestati penso a una persona che ha un grande garbo, ma che è anche un garbo intellettuale, non è semplicemente un garbo da un punto di vista umano. E tu puoi essere garbato umanamente, poi intellettualmente astruso, ecco. Lui non era, era molto lucido, era una persona estremamente lucida, era un intellettuale lucido. E il problema, credo che il problema vero del cinema italiano sia proprio questo, che non ci sono più dei produttori, tanto perché hanno voglia di fare dei film che sono di una certa altezza, no? Un certo elevato. Oggi si fanno delle commediole, insomma, poi più o meno divertenti, almeno migliori, ma insomma magari c'è qualcuno che si diverte molto. Però il problema è che soprattutto questo tipo di generazione di produttori volevano fare delle cose belle, cioè ci tenevano a fare delle cose belle. E io come attore ci tenevo a fare dei bei film. Io sono un signore che ha fatto 33 film, ma ne ho rifiutati almeno 40. Perché a me dei soldi non me ne fregava niente. Cioè io avevo un padre che mi ossessionava con i soldi. Lui aveva una fabbrica di legnami, si occupava solo dei soldi e il problema della sua vita tu contavi se eri uno che aveva soldi. E io non ho mai avuto soldi, io guadagnavo tantissimi soldi, ma non ho mai avuti perché non mi interessava. Io ho rifiutato la pubblicità, io non ho nulla contro la pubblicità, se qualcuno fa la pubblicità, ma io non ho mai potuto fare. E a un certo punto mi fu fatta un'offerta pazzesca di denaro. Quando mia madre ha saputo i soldi che avevo rifiutato per una pubblicità, è svenuto. Sarà disperata, 10 anni in un pomeriggio, dicendo che avevo di avere un figlio pazzo, l'ho sempre saputo, ma non così pazzo. Cioè, questo è il problema è che io mi devo sentire stimolato, io devo fare una cosa che mi piace, che in qualche modo mi deve affascinare. Allora, se non trovo questo, io purtroppo non posso fare. Perché allora dico, allora tanto valeva, mio padre mi diceva, vieni a lavorare, perché tanto che per mio padre non lavoravo. Mi diceva, che mestiere fai? Attore. No, che mestiere fai? L'attore. Per lui fare l'attore non era un mestiere, era così, una sciocchezza. E mi diceva sempre, sai che fine fai tu? Finirai per chiedere l'elemosina sotto i ponti e ti sta bene, così impari. Poi quando ha avuto successo, i suoi amici dicevano, ma sai, questo tuo figlio, questo film è bravissimo, quindi, beh, effettivamente io, guarda, l'ho sempre detto, e dicevo, papà, ma tu ti devi veramente vergognare, cioè tu ti devi vergognare, che tu almeno dovresti avere il coraggio delle tue azioni. Visto che mi hai sempre contestato fin da quando sono nato, io ho avuto un rapporto spaventoso con mio padre, spaventoso. Cioè lui, mio padre fisicamente aveva delle spalle enormi, io ricordo solo le spalle di mio padre, aveva delle spalle enormi, non dormiva mai, mio padre è morto a 70 anni e per tutta la vita ha dormito 2 ore per notte. Cioè mio padre andava a dormire alle 4 e si alzava alle 6 tutta la vita. Quando ho conosciuto mia madre pensava che non stesse bene, che avesse dei problemi, cioè c'ha una malattia, c'ha qualcosa che non va. Ed era di un'energia mostruosa. E io non lo vedevo mai. E quando lui tornava, io mi chiudevo nella camera perché non lo volevo vedere. Ho detto, ma come sei stato via un mese, adesso perché mi vuoi vedere? Ma io non ti voglio vedere. Allora lui mi lanciava di sfondare la porta, una volta sfondato, mi ha picchiato in una maniera pazzesca. Quindi io l'ho odiato, mio padre. E
Nel nome del Padre, nel nome del Padre.